Una giovane donna del popolo, Maria di Nazareth. Nella sua vita l'irruzione dell'inatteso, del mistero. Dio le riconosce presenza, dignità di donna, possibilità di generare. Le chiede disponibilità, il suo parere, la sua decisione, il sì misterioso, fiducioso, tremante dell'affidamento alla vita. Giuseppe le resta accanto, non l'allontana, l'accompagna. Maria che genera per fede, donna del primo passo. Con i silenzi pieni di emozioni e di riflessioni, una donna in mezzo alla gente del paese, con i dubbi e gli interrogativi, con i pianti e i sorrisi della quotidianità. Maria, donna e madre, nella grotta, con gli animali, ai piedi della croce, madre del profeta e del crocifisso, madre del vivente. Maria tra le donne del pianeta, in America Latina, in Africa, in Somalia, in Libia, in Asia, nelle nostre terre. Una donna in attesa tra le tante cariche di dolore o animate da speranza, profughe con i loro figli sulle strade del mondo. Una tra le tante donne schiave, tra le ragazze madri. Maria, una donna che ha creduto nell'adempimento della promessa, una tra le tante donne che credono nell'amore e nella vita. Attila sicuramente non era un buon marinaio, ma può darsi che davanti al mare gli sia bastato sedersi e immaginare il mare che separa e unisce popoli e continenti. Nel momento in cui li separa direi che stimola il sogno e la fantasia, nel momento in cui li unisce, vale a dire nel momento dell'intrapresa del viaggio, ti mette in rapporto costante con la realtà.
Le vie del mare rimandano ad un orizzonte che è sconfinamento, abbandono totale. Andare verso la linea tra cielo e acqua, galleggiando su un'immensa coperta ondulata dai venti, pelle liquida da fendere, lasciandosi indietro tutto ciò che ti lega alla terra o a un porto sicuro. Sciogliere gli ormeggi dell'anima, andare verso l'ignoto, lavagna vuota su cui si disegnano e si compongono le più recondite fantasie. Che cosa ci sarà dopo il mare? Ma verso il mare non solo si va, c'è un verso il mare che viene dall'altra parte. Come dire che quel nulla, quella lavagna vuota, quel confine inaccessibile, sempre rimandato, possono produrre, materializzare qualcuno, qualcosa che giunge dal mare, da quell'abbraccio assoluto. Arrivare dal mare e porsi nella condizione in cui tutto è da conoscere, da scoprire. Navigare è sempre ritrovare il mare. Creusa de ma. Di un puesto che la luna si mostra nude, la gnotto sa me tu di curtista al cuel, e a chi avalda il musa le resta Dio, il diavolo alle talcile si è fatto in di, ma nell'infurta al mar par suia e puesla di tre, fontane dai colom ste chiase di piere.
Venite in paradiso laddove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Dove c'è dolore, dolore vero, estremo, vi è anche il sacro. Il sacro abita nella dimensione del dolore come preghiera silente, preghiera nel fondo della propria esistenza, e si manifesta come richiesta di salvezza, ricerca di pace, fosse anche una pace conquistata al prezzo del suicidio. Il suicida può diventare intercessore, far sì che Dio provi compassione. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento, Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Preghiera in gennaio è composta da Faber, La notte del suicidio di Luigi Tenco al Festival di Sanremo nel gennaio del 1967. C'è anche un altro tipo di canzone, ben più importante delle insulsaggini da balera suburbana a cui troppo frequentemente si rivolge l'industria della musica leggera. Considerate per favore che fu lui, soltanto lui, Luigi Tenco, il primo cantautore italiano. Fu soltanto in quel tragico festival, nell'ultima sera della sua vita, che entrò nelle case e si fece ascoltare da tutti. Preghiera in gennaio.